paddock gremito, motori al massimo della potenza allo spegnersi del semaforo, bagarre, giovani piloti di belle speranze e personaggi di caratura mondiale, Kevin Manfredi impegnato nella 600, gare tiratissime per conquistare il primato e difendere la posizione, due giorni intensi per il round 2 dei trofei MP Dynasty Exhaust. Ancora una volta lo show è servito in un caleidoscopio di colori, profumo di benzina con sottofondo la musica dei motori. Un torneo per tutte le età, dai giovanissimi della Mini GP ai piloti esperti della 1000, con un unico denominatore: passione, adrenalina e divertimento. Il circuito di Varano, incastonato nella Valceno come arena per i protagonisti della sfida 2020. Siamo pronti a spegnere i semafori e a far scorrere l'adrenalina! La Race Attack 600 sta per partire e allora andiamo a denunciarvi quella che è la griglia di partenza di una gara veramente incandescente. Liberini in pole position in 1:10:53, Bocenti secondo 1:10:086, 33 millesimi, Bianucci 1:10:222, sono due decimi che separano, anche meno, Liberini e Bianucci, seconda fila che si apre con Vogt 1:10:430, poi un stacco perché Gianluca è a 1:11:790, più di un secondo e tre tra il quarto e il quinto. Como 1:11:794, si apre la terza fila con Bettella 1:11:987, Partigliani 1:12:139, i due hanno battagliato molto anche nello scorso weekend e secondo me se le manderanno tantissimo a dire anche in questo. William Benedetta a chiudere la terza fila in 1:12:524, la quarta fila si apre con Tartarini 1:12:673, Taciti a 1:12:802, non tanto lontano dal decimo, e Cappelli 1:12:906, praticamente un decimo tra Taciti e Cappelli, diventano tre quelli tra Tartarini e Cappelli, che potrebbe comunque giocarsela per una piazza importante e di tutto lusso. Quinta fila che si apre con Stolli 1:12:903, Max Pepe 1:13:090, molto vicino a Stolli, ma a sua volta molto vicino a Pepe c'è Regonesi 1:13:106, 16 millesimi di distacco tra la 14esima e la 15esima piazza. La sesta fila si apre con Zagoner che ha 6 millesimi da Regonesi 1:13:112, Enrico 1:13:120, sono 8 i millesimi che lo separano da Zagoner. E poi ci abbiamo Super Morselli 1:13:671, Vignali 1:14:414. Ora, linea a Milo per le classiche interviste pre-gara. Mi raccomando, sbalorditemi anche in queste interviste, perché poi voglio veramente sentire i motori che rombano. Per noi è sempre un piacere incontrare William Benedet. Sappiamo che l'altra volta ha avuto un problema e non è arrivato in fondo a gara 2. Quest'oggi? Ah, quest'oggi bene. La moto va bene, quindi non posso dire, non mi posso lamentare. Il tempo è buono, io sono abbastanza in forma e basta. Come sente, cerco di fare il miglior risultato possibile e di divertirmi. Un bacione a voi e ciao. Allora dai, tutto sommato non sono andate male, ho ancora tanto da migliorare, anche perché comunque ho cominciato l'anno scorso a muovermi i primi passi in pista. E dopo niente, è diventata una passione sempre di più, e infatti sono qui a gareggiare la seconda gara e no dai, tutto sommato è andata bene, c'è ancora da migliorare il tempo, il passo di gara, però dai, sensazioni positive e tantissimo divertimento, che secondo me è la cosa più importante. Vogliamo chiedere le sensazioni dopo le prove libere di questa mattina e soprattutto, io ho sentito parlare di qualche centinaio di gare, ma può essere vero? Sì. Intanto buongiorno a tutti, domani è la 490esima gara che faccio tra 500, 250, Superbike e questo campionato RaceAt. Sono tranquillo perché, come dicevo l'altra volta, quando si finiscono le gare, che si va nel parco chiuso, si è anche andati bene e migliori te stesso, è sempre un bel risultato. Adesso noi abbiamo risolto i problemi della moto dell'altra volta, perché giustamente lo speaker ha detto si muove un po' lentamente negli spostamenti, aveva visto bene perché
la moto sta allargando, la devi controllare. Adesso le forcelle le abbiamo messe nuove, il cambio a posto, cerchiamo di girare nel nostro passo del 13, che già per me è un buon passo, e poi vediamo col gruppo come difenderci. Devo dire che l'asticella sia tecnica che agonistica vanno tutti forti, perché l'ultimo tempo era 15 netto, mentre solo 2 anni fa era 17,8, ecco. Bene, tanto per renderti conto. Ma allora la domanda mi sorge spontanea, ma hai intenzione di passare le 500 gare? Ah, ce ne mancano 10. Però qua sai, fai 2 manche, sono 2 gare, perché per le classifiche è una manche, una gara. Quando facevi il Superbike italiano nel 91 erano 2 manche. Beh, è un bel obiettivo. No, ma poi dai, ho vinto anche dei trofei come manager. Io non ho niente da chiedere, ho solo da stare in piedi e arrivare giù tranquillo. Visto i momenti difficili del mondo che stiamo attraversando, essere già qua è una soddisfazione, un privilegio. Il vostro servizio, ripeto sempre, ogni gara è bello, perché chi lo vede lo apprezza, e soprattutto voglio conoscere lo speaker l'ultimo, perché è troppo forte. Comunque è un privilegio poter parlare con te, il tempo è quello che è, ci vediamo al parco chiuso. Ok, grazie, perché quando dici parco chiuso non vedo l'ora di venirti a vedere. Grazie Maurizio. Ciao, grazie a te. Nei box con Massimiliano Pepe, dopo qualifica 1, vogliamo sapere da lui qual è l'avversario che più temi per la gara di oggi. Non ce n'è uno in particolare, vanno tutti forti, quindi nessuno in particolare, o tutti, non lo so. Modesto, comunque, vabbè, particolarità, la moto è al 100%. Sì, la moto è al 100%. Io sono ancora un pochettino, diciamo, frenato, però probabilmente è l'orario da qualifica 1. Adesso vediamo di fare un po' meglio in qualifica 2 e ripetere almeno il tempo della gara scorsa. Ci vediamo dopo la gara. A dopo, ciao. Benvenuti nel circuito di Varano, sempre al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Race Attack, gara 1, 600. Andre, abbiamo assistito ieri a delle qualifiche molto interessanti, pole position per Liberini, secondo Boccenti, poi Vianucci, in seconda fila Voc, Gianluca, Como, mentre intanto i piloti si stanno assettando. Abbiamo sentito qualche parola, William Benedetto ha detto molto bene, mi trovo, penso di essere in forma. Max Pepe ha detto ho cercato di dare il meglio, 100% io sono un po' frenato, però spero di poter dare il meglio che ho in gara. E poi Morselli, 490esima gara, ti chiedo se lo conosci, lui fa, sì. Mi ha fatto i complimenti 500 volte, io lo ringrazio tantissimo, grazie Maurizio. Dice qua vanno tutti forti, essere qua è una soddisfazione, ho già migliorato tantissimo, perché ho migliorato di un secondo il giro performante della volta scorsa. Esatto, vedi, questo è molto importante, stare con quelli che va forte fa sempre bene. Intanto tutto pronto, semaforo rosso, verde, partiti, si impenna qualche moto e vediamo subito chi è Liberini, non è partito benissimo. Voc al comando, esatto, dovrebbe essere proprio lui. Sì. Quindi andiamo con William Benedett, dai, dopo ti faccio dare un po' di cronistoria su quella che è la 600. Mi dicevi, ragazzi, voi dovete sapere che io da profano, come sempre, chiedo ad Andre delle cose prima e lui mi dà tutte le spiegazioni possibili, ma adesso le darà anche a voi. Voc partito molto bene, Andre, dalla quarta posizione si trova davanti, in prima posizione. Sì. Bellissima la partenza da parte dello stesso Voc. Un dritto intanto abbiamo visto. Sì, un dritto, adesso cercheremo anche di capire da parte di chi, se riusciremo, anche perché qui la gara è molto concitata, Andre. 8 giri, numero 94 che è Boccenti, che alle spalle di Voc si è subito... sta provando subito a dar fastidio, mentre siamo con Pepe Max Pepe, che sta cercando di riavvicinarsi alle prime posizioni, intanto che ultimo nel primo giro. Dai Andre, fammi un po' di cronistoria su quella che è la 600, un po' come funziona. Allora, la Race Attack appunto si svolge su due gare, quindi gara 1 e gara 2, e è una formula studiata dagli organizzatori del Motestate. Scusami Andre, Voc, Boccenti, Como, Bettella, Gianluca, Bianucci, Liberini, partenza disastrosa, si trova settimo, il mio pupillo Morselli è 19esimo, vai ragazzo, io faccio il tifo per te. Grande Morselli. Dicevo che è una soluzione studiata per
per fare tutto la domenica, quindi si fanno prove ufficiali la domenica, gara 1, gara 2 la domenica, e questo fa capire anche che è una domenica impegnativa, perché certo. c'è da far tutto la domenica, a differenza della Open, che tipo le qualifiche le fanno il sabato certo. Esatto, e la gara una sola, non due, la domenica. E c'è anche concentrazione per la singola gara, quindi è vero, tipo a modi superbike che fanno la domenica. Sì, è vero anche che sono due gare sprint. Invece di fare una gara da 15 giri, sono due gare da 8 giri. Però mentalmente ti dico, Andre, psicologicamente è non devastante, però è difficile trovare la giusta... È più difficile. Però devo dire che è una bella trovata questo campionato. Io ho partecipato nel 2017 e sono riuscito a vincere il trofeo. Wow, ragazzi, abbiamo un campione qui a fianco. E mi è piaciuto un sacco, è davvero una bella formula. E ricordiamo che c'è ancora il monogomma. Ah, e usano... guarda lì intanto Andre, scusami, perché si completa il secondo giro. Vox sempre davanti a Bocenti, mentre dietro Vianucci sta provando a sverniciare Como. Vediamo dopo se ci sarà riuscito. Qui William Benedet, sorpasso agevole da parte di William Benedet su Partigliani, che gli riesce, lo completa, grande sorpasso da parte di William Benedet. Anche Cappelli ha parlato prima della gara. Ad esempio, Cappelli, uno dei neo partecipanti, un neofita, diceva: mi sono divertito molto, molto da migliorare. Tanto Como l'hanno sorpassato. Sì, Como è quarto. Vianucci, l'abbiamo visto prima nel rettilineo, che ha dato il là all'inizio del terzo giro. È stato bravissimo Vianucci devo a prendere che... la scia e sorpassarlo. Devo dire che anche Vogue, partendo quarto, adesso sono già tre giri che è in testa. Sta faticando, perché si vede che sta faticando. Soprattutto si vede all'uscita della X, che esce molto largo perché arriva un po' impiccato e sta facendo un po' fatica. E lì hai visto ad esempio Partigliani, che è stato prima sverniciato a sua volta da Benedet. Mamma mia, quanta nadeva in più Vianucci di Como. Guarda lì quanto gli ha dato in metà giro. Io penso che Vianucci tra poco possa avvicinarsi ai due di vetta, se non lo farà a breve, a meno che Bocenti tra un po' non svernicia Bocca. Intanto completato il terzo giro. Forse arriviamo. No, riesce, bravissimo Bocca, ad allargarsi poi a stringere su Bocenti. Tanto può dire che quattro giri è stato lì davanti. Partigliani prova ad avvicinarsi a sua volta a Benedetta Zagoner, che sono lì davanti, che cercano di fare la voce grossa per la settima e l'ottava piazza. Bella la partenza da parte di Bocca, Andre, clamoroso probabilmente un errore da parte di Liberini. Dopo andremo a studiare, a capire come mai si sia trovato dalla prima posizione. Mentre Voc è lì che tiene, e mi sembra che Vianucci abbia un po' mollato, o è questo il tratto dove non riesce a dare tutto. Guardalo qua il mio pupillo Maurizio Morselli, sai che 491esima gara per lui, punta la 500esima senza dirlo molto forte, però ha avuto anche lui sensazioni. Ti chiedo anche per un ragazzone così come lui, che soddisfazione sia poter partecipare ad una gara di questo tipo. Beh, è sempre bello intanto correre, essere in pista con i ragazzi, e poi insomma quando arrivi a fare quei numeri lì è bellissimo. Guarda qua Liberini, questo è Liberini. No, ma ha avuto dei problemi. Ha avuto un problema sicuramente, perché ha avuto una partenza veramente veramente difficile, e ne ha approfittato a quel punto Voc, che dalla quarta è riuscito a scalzare. Guarda qua, si è preso in mezzo le pirine. Mamma mia, questo è Stefano Cappelli. Intanto qua abbiamo visto proprio i sorpassi effettuati alle spalle del buon Liberini, quando poi Voc ha provato ad infilare tutti quanti, si trova ancora davanti a tutti. Stiamo riguardando quella che è la partenza, stati molto scaltri alcuni piloti, altri hanno mantenuto la loro posizione. Sarà molto interessante una volta che poi finiscono, sai che la regia ci fornisce tantissime slow motion, tantissime replay, capire come sta andando, come sta interversando quella sfida per il primo posto tra Voc e Bocenti. Sì, intanto qua siamo in moto con Pepe, che è partito bene anche lui, è riuscito a mantenere quantomeno la sua posizione. Anche Pepe, molto... l'ho visto stanco alla termine delle qualifiche. Ti dico Andre, anche lui dice vanno tutti quanti forte, la moto è al 100%, forse sono io che sono un po' tirato. E a questo punto ti faccio una domanda, se sia sempre magari anche colpa di questo purtroppo Covid che abbia frenato anche le prove da parte di voi piloti. Bah sì, sicuramente ha influito molto questo. Eccolo qua. Bellissimo questo slow motion da parte di Morselli, che non piega tantissimo in curva, però lui si dice contentissimo di gareggiare. Dice a me non interessa arrivare 15esimo, 20esimo, 47esimo, l'importante è esserci mentalmente e soprattutto fisicamente. Bene, forse qua fisicamente fa molto la differenza. Qua sì, col caldo e tutto, se non c'è allenamento dietro. Eccoli, torniamo Andre, quarto giro, Voc non molla.
cerca di avvicinarsi Bianucci a Boccenti. Vediamo se questa è la quella, forse questa è quella giusta, Andre. Sì, ma non ce la fa. Clamoroso. Si fa vedere. Come però, chiude bene. Eccoci qua. Forse quella di prima era un replay. Andiamo con William Bennett che cerca di avvicinarsi a Zagoner. Vediamo, qui non è. Forse ancora non c'è il pertugio giusto per provare a scavalcarlo e assicurarsi la settima, anzi ottava posizione da parte di William Bennett, che sta provando a dare il meglio di sé in questo frangente. Lo sta studiando tantissimo Zagoner, chissà che non sia una sfida che si ripropone fino alla fine. Mentre Vok, guarda lì quanto si è avvicinato però Bianucci, Andre, adesso sta diventando un trio solitario. Sì, io penso che Boccenti proverà da qua a breve a mettersi davanti a Vok, anche perché ha paura che probabilmente Bianucci possa avvicinarsi tantissimo. E allora ti chiedo, Vok sta facendo da tappo? Risposta secca? Forse sì. Guarda, ti dico, i raffronti cronometrici non abbiamo quelli dell'attuale gara, ma possiamo dirti che Boccenti ha percorso il suo miglior giro in 1:10.086, Bianucci 1:10.222, Vok 1:10.430. C'erano comunque 4 decimi ieri, o meglio, questa mattina. Anche perché che setup puoi aver fatto questa mattina, perdonami, se hai fatto soltanto le qualifiche? Intanto è successo qualcosa. Eh sì, Bianucci... O Bianucci ha scavalcato Boccenti, Bianucci davanti a Boccenti, clamoroso, quello che non ci saremmo aspettati. Ci aspettavamo Boccenti davanti a Vok a breve, e invece Bianucci che ha scavalcato Boccenti. A questo punto ti chiedo, è Bianucci che scavalcherà Vok? A questo punto... Eccolo l'ha già lì, fatto. Lo ha fatto! Clamoroso, doppio sorpasso di Bianucci a Vok e a Boccenti. Adesso bisogna vedere la risposta, non tanto di Vok probabilmente, quanto di Boccenti, se riesce a riprenderla, perché se non riesce a riprenderla diventa un problema. Vedi, a quel questo punto vuol Vok... dire che è venuto su quando Boccenti stava guardando Vok, quello è arrivato e l'ha passato e se n'è andato via. Bianucci li ha studiati da dietro, li ha passati entrambi. O li passo, non li passo. A quel punto ha detto li passo subito, che è meglio. Ha fatto bene. Ed è volato. Ragazzi, se ve lo dice un campione come Andrea Tommio, che ha vinto la Race Attack 600, dovete fidarvi. Qua sono gare sprint dove o dai tutto subito. Perderti ad aspettare. Li aspettiamo, no, non c'è niente. Non aspetti niente, infatti aspetta, e Bianucci è davanti a Vok quando viene ultimato il sesto giro. Eccolo qui, Boccenti ancora alle spalle, forse non ne ha a questo punto, mi viene da pensare. No, Boccenti, non ne ha a questo punto, non ne ha. È un po' come qui, in però traversa, vedi, la sfida tra Benedet e Zagoner, non riesce mai a sorpassarlo neanche Benedet. Quindi o lo passi adesso o non lo passi più, stessa cosa. Anche qua stiamo entrando ormai nella fine della gara, siamo al settimo giro. Che peccato, ci stiamo divertendo qui, Andre. Sì, è una bella, la Race Attack è sempre bella perché poi sono tutti abbastanza compatti. Gara corta, quindi. È molto più veloce anche sprint da commentare. Grazie ragazzi che mi avete fornito una gara corta, perché le mie corde vocali stanno un po' perdendo anche di smalto. E allora è per questo che faccio parlare tanto Andre, bellissima questa inquadratura dall'alto. Andre, pronostico finale a questo punto, Bianucci penso che possa provare a farcela, poi lo scopriremo, sì. Io lo so che tu mi hai detto, guarda ragazzi, devo dirvi la verità, Andre mi ha detto, pronostici, io come un cretino gli ho chiesto il pronostico, non si chiedono i pronostici. Gianluca, ricordati, Bianucci, Vok, Boccetti, Andre, e Vok tappo, ma alla fine no. Si è messo lì secondo e io penso che possa arrivare secondo. Il tappo era, non era, adesso è letta no, male la cosa. No, non in senso negativo, no, nel senso che stava venendo su forte Boccenti e pensavamo che potesse farcela, esatto. Invece Vok ha un ritmo migliore. Intanto andiamo anche live con Morselli, che sta tenendo il suo 18° posto. A questo punto Vok aveva assolutamente un ottimo ritmo gara per classificarsi probabilmente secondo, ma ha fatto comunque un bello step, perché partendo quarto arrivi secondo e sei andato meglio. Chi ha un po' deluso le aspettative sicuramente Andre è Liberini, perché ha avuto quella partenza malvagia, quindi o è andato bene stamattina o ha avuto problemi alla moto in questa sessione di gara. Purtroppo c'è da dire che noi non abbiamo i tempi i raffronti a ora. Ha mollato clamorosamente Boccenti. Cioè, noi ci riferiamo con i tempi delle qualifiche. Certo. Non sai adesso se stanno girando più forte o più piano, quindi vai un po'. Ha mollato comunque Boccenti, Andre. Non si è neanche messo alle spalle di Vok per provare la terza posizione.
A questo punto siamo live con Benedetto che ci sta provando in tutte le maniere su Zagonair. Sta per completare, ultimare l'ultimo giro. Bianucci che potrebbe vincere questa gara con quel doppio sorpasso clamoroso ottenuto praticamente 2-3 giri fa su Bocche Vocenti. Arrivano. Qui, la bandiera che sventola. E vince Bianucci su Voc. Esulta Voc. Vedi che contento Voc. Un po' meno Vocenti, che vedi che non risulta giusto, perché Voc fa uno step importante. Eh sì, da quarto comunque ha fatto secondo. Como arriva intanto adesso quarto, staccato. E Liberini quinto alla fine. Sì, Liberini quinto alle spalle di Vettella. Non riesce Benedet dopo tutta una gara alle spalle di Zagonair. Il podio finale è Bianucci, Voc, Vocenti. È stata una gara bella, interessante. Adesso vediamo cosa succederà a gara 2. Quindi ci vediamo a gara 2. E niente. Che altro dirti? A dopo. A dopo. Ciao ragazzi. Va bene, sono contento. La moto era a posto. E peccato che non ho superato quello davanti a me che se l'ha fatta, ha resistito e non ce l'ho fatta. Però bene, sono soddisfatto per la moto, per la gara e per tutto quanto, insomma. Niente, un bacione a tutti e ciao a gara 2. Andiamo a trovare Maurizio Morselli, soddisfatto o meno Maurizio? Allora, diciamo che per il livello tecnico abbiamo migliorato la moto. L'asticella, come dicevo ieri, è aumentata e qui siamo tutti in un secondo. So che sbaglio un attimo, però io sono contento, ho tenuto il passo migliore dell'altra gara di un secondo e siamo là e van forte tutti. Non sono lontano, però non mi interessa stare nel gruppo, non è che vado là per vincere. Comunque 490 gare oggi, dai, va bene, meglio di così. Stavamo dicendo ieri che è bello raggiungere 500, dai, ce la farai. 490, 10, 1 oggi, 91, dai, 9. Forse ce la facciamo, se non succede un'altra di disgrazia, di corona, cagacavolo lì. No, dai, vogliamo vederti, dai. Comunque, grazie ragazzi, un saluto agli speaker, siete molto bravi. Grazie a te Maurizio, ciao, grazie.